Michele Padovano, da ex juventino, come valuti la coppa Llorente-Tevez in una specie di classifica dei vari tandem offensivi delle migliori squadre della Serie A? Direi molto bene, perché credo che la Juventus si sia mossa nel mercato direi meglio di tutti, e credo che vogliano allungare un po' il tiro in Europa, perché in Italia, vedendo quello che sta succedendo, non credo avranno rivali. Coppia ben assortita, credo che dovranno fare qualcosa in uscita, perché lì davanti c'è un po' troppo movimento, ma sicuramente i dirigenti della Juventus sanno come fare, quindi useranno i giocatori che hanno anche per qualche pedina di scambio, credo, sicuramente. Ecco, a questo proposito, al di là di Matri e Quagliarella, pensi che per la Juventus ci sia anche la possibilità, il rischio di perdere Vucinic? Dipende se arriva un'offerta allettante, monetizzando quello che sicuramente in questo momento valutano importante oppure no. Credo che, visto le dichiarazioni fatte da Elkan, che è il solito trovarli all'interno del sistema, se arrivasse un'offerta sicuramente verrebbe valutata in maniera importante, perché Tevez è un giocatore che sicuramente fa la differenza, e quindi ecco che magari Vucinic potrebbe anche essere sostituito. Ti aspettavi che arrivasse Jovetic invece alla Juventus, poi andata a Manchester City? Sì, devo dire di sì, pensavo che la Juventus lo prendesse, anche perché sarebbe stato il sostituto naturale di Del Piero. La Juventus è abituata nel tempo ad avere i famosi numeri 10 e quest'anno è venuto a mancare, quindi ero convinto che potessimo, però probabilmente non si sono messi d'accordo a livello economico, che in questo momento è la cosa che fa la differenza. Per la Champions, la Juventus quanto è competitiva adesso, con Tevez, con i rinforzi che ha concluso sul mercato? Sicuramente più dell'altro anno, c'è da dire che le ho viste quasi tutte l'altro anno, le partite della Juventus in casa, sia del campionato che in Champions, ed era veramente un piacere. È stata molto sfortunata perché ha trovato, credo, anzi senza che la squadra in assoluto più forte, ed è uscita. Quindi con questi due rinforzi, che secondo me qualcos'altro prima della fine del mercato arriverà, e quindi bisognerà aspettarsi secondo me qualche altro colpo, potranno sicuramente competere per allungare il tiro, quindi arrivare più in là possibile, e perché no magari vincere. Conosco molto bene Antonio Conte, so che è una persona molto ambiziosa, e quindi sicuramente vincere nel suo DNA, quindi tenterà assolutamente di vincere anche la Juventus. L'ex napoletano invece, quale attaccante pensi sia possa essere l'ideale sostituto di Cavani da tutti i nomi che sono stati fatti? Sì, credo che Damião sia quello più indicato per sostituire Cavani, però ritengo che Napoli abbia fatto un'operazione importante e giusta, perché quando ci sono certe cifre non si può assolutamente andare contro quello che è, vuol dire, è un mercato ragionato e mirato. A me piace molto come attaccante Suarez, se lo vedrei molto molto bene per gli organigrammi del Napoli. A livello di squadra, Benitez ha detto possiamo puntare allo scudetto e alla Champions, è un po' troppo, visto che comunque la squadra è cambiata molto, non soltanto per la partenza di Cavani ma anche in altri settori del campo. Secondo me sì, sono ancora qualche passo indietro rispetto alla Juventus. Come dicevo prima, la Juventus secondo me in Italia non ha rivali, anzi sono ulteriormente migliorati, e quindi credo che sarà veramente molto molto difficile riuscire a togliere lo scettro dalla Juventus per quanto riguarda l'Italia. Bisognerà tornare come qualche anno fa a far salire il livello, che secondo me negli ultimi anni è sceso per i noti soprattutto economici. La Fiorentina può essere la seconda forza del campionato? La Fiorentina si sta muovendo molto bene, però di qui a dire che possa essere la seconda forza secondo me è un po' prematuro. Stanno facendo delle ottime operazioni, è una squadra che ha grandi prospettive, però mi aspetto qualche cosa dal Milan, dall'Inter, che sono sicuramente le società che hanno più disponibilità economica. Gomez comunque in questo momento secondo te può essere ai livelli di Tevez come colpo, come forza dell'attaccante?
è un'altra tipologia di giocatore, non credo che possa essere ai livelli di Tevez, è un giocatore sicuramente che è importante, ha giocato in una squadra importante, ha vinto, quindi può sicuramente dare una mano a tentare di vincere qualche cosa di importante, però Tevez secondo me finalmente è arrivato quel giocatore che si aspettavano tutti, tutta la Juventus. Un'ultima considerazione sul Genoa, un'altra tua ex squadra, Viverani lo vedi pronto per guidare questo gruppo che comunque dovrà puntare ad un campionato un po' più tranquillo rispetto all'anno scorso? Ma io sono per dare spazio per largo ai giovani, quindi ben vengano società che puntano su ragazzi giovani che sicuramente non hanno l'esperienza che possono avere altri, però non dimentichiamo che anche Montella è partito subito forte con il Catania, ha dimostrato un valore che secondo me oggi è riconosciuto da tutti quanti, quindi io credo che Tivarani sicuramente possa far bene in una società come